Buonasera, dallo stadio di Girifalco è terminata la partita tra US Girifalco-Zagarise con il risultato di 8-0 per l'US Girifalco. Siamo con il mister Salvatore Lojarro, allenatore dell'US Girifalco, e oggi appunto la tua squadra ha fatto una grandissima prestazione. Ormai però siamo giunti alla fine del campionato, questa è stata la penultima partita. Oltre ad avere oggi la soddisfazione di questa vittoria, che cosa hai da aggiungere in merito anche alla partita? Allora, innanzitutto oggi abbiamo fatto forse la miglior prestazione dell'anno. Abbiamo trovato il gol subito e quindi la strada è stata in discesa. La tensione iniziale c'era perché avevamo solo un risultato, che era la vittoria, con diversi gol di margine perché c'è la possibilità di arrivare quattro squadre a 25 punti. Quindi tra scontri diretti e differenza reti dovevamo fare anche un bottino pieno come gol. La squadra ha risposto bene, abbiamo fatto una buonissima partita sotto tutti gli aspetti. Adesso manca solo una partita, dobbiamo andare a fare la partita della vita a Valle Fiorita, perché con 25 punti possiamo fare almeno una finale play-out in casa e avere i tifosi dalla nostra come oggi ci possono aiutare tanto. Fare play-out invece tutte e due fuori, in campi come Torretta o Crucoli, la situazione si potrebbe complicare, però se noi siamo la squadra di oggi non abbiamo niente da temere con le altre dei play-out. Tutto quanto alla fine cioè, come stai dicendo tu, si deciderà un punto nella partita, cioè nell'ultima di campionato, perché sarà quella fondamentale per sapere appunto il futuro, dove si spera che appunto l'US Girifalco facesse una finale qui come hai detto tu. Quindi preparerai sicuramente la squadra nei migliori dei modi in vista della prossima partita. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Non sono arrivati i risultati quest'anno, perché non siamo riusciti ad uscire dalla zona play-out, però noi ci alleniamo duramente, bene, siamo sempre numerosi. Tutti gli allenamenti non siamo mai stati meno di 15, cosa non so se le altre squadre possono dire la stessa cosa. Noi ci stiamo allenando, ci stiamo impegnando, speriamo di chiudere al meglio questo campionato e poi si vedrà.